Tablet, no! Porca ma. Ok, ragazzi, questo dovrebbe essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio abbiamo finalmente battuto Vexen dopo quella terribile batosta che aveva dato la prima volta che abbiamo provato ad affrontarlo. Questa volta, sono uscita invece dal primo tentativo. E dopo averlo battuto, ci è dato una carta che ha generato dai ricordi dall'altro lato del cuore di Sora. Cosa vuol dire? Non si è capito bene, una cosa è sicura. Questo mondo si chiama Crepuscopri, l'illusione del mondo in cui siamo dentro adesso, un mondo che Sora non ha mai assolutamente visto in vita sua, quindi con l'atto del cuore non si è spiegato molto bene. Vexen, in compenso, ci ha detto una cosa molto molto interessante, e penso proprio che per averci detto questo, Marluxio subito dopo, proprio per questo, ha dato l'ordine ad Axel di andare a far fuori Vexen, letteralmente eliminarlo fisicamente e quindi venire ad ammazzarlo. Perché dopo averlo sconfitto, dopo che lui ci ha dato la carta, dopo che noi siamo saliti al piano 11, abbiamo visto la cutscene in cui si vedevano gli altri tre nessuno, quindi Marluxia, che è il signore del castello, Axel e Roxanne, che erano attorno ad una sfera bianca, quindi da lì, penso che da lì abbiamo visto quello che è successo. Penso che da lì abbiamo visto quello che è successo a Sora dopo lo scontro, e da lì Marluxia ha detto vai ad ammazzare Vexen perché ha detto troppo. Non era previsto dire queste cose. Poi dopo, ovviamente alla fine, capiremo cosa stanno tramando questi membri dell'organizzazione. Ovviamente alla fine però, alla fine. Come ogni gioco di ruolo che si rispetti. Stanza Gulette. Perfetto. Signori. Basta. Dai, porta le carte che vedi. Allora, vabbè, sì, chiave del principio. Allora, una carta più alta di 5. O 5. Una carta più bassa. Una carta blu. E una la chiave del principio. Oh, cavolo, avevo la chiave del tesoro di là. Però va per la porta di prima. Però, ok. Dove siamo? Bello. Che, di chi è questa casa? What's wrong? Qualcosa non va? Mi Something feels sento really strange. davvero strano. I'm sure I don't know this place, but it's starting to feel like it's familiar to me. Where is my Allora devi esserci già stato. No, ed è questo che è strano. Ha fatto un po' di passi avanti. Forse è come per Namine, hai dimenticato tante altre cose. Ed ecco perché ricordi questo posto ora. No, è diverso. Con Namine i miei ricordi sono tornati lentamente, un pezzetto alla volta. Sto leggendo perché non si legge bene. Ma no, sono spavento anch'io per un po'. Ciao, di nuovo. Which of the two of these is more real, I wonder? Namine, of course. Whatever it is that I'm feeling, Non so bene cosa that is just provo, another ma one of your scommetto che ho cruel detto tricks. tucchetti crudeli. L'astuzia del mio essere crudeli. Nel tuo silenzio, nel suo silenzio dimentichiamo. Nella sua sezione cattura i nostri cuori. Non so leggere. Cosa? Spiegati meglio! Il ricordo di questo posto esiste sull'altro lato del tuo cuore. È il tuo cuore che ricorda. Ti sbagli, non conosco questo posto, ma tu non sei il cuore. Sei prigioniero delle catene della memoria e rifiuti di credere a cosa si trova davvero nel tuo cuore. Like your Riku.
Ora basta! Sei stato tu a cambiare Riku! Ogni tua parola è una bugia! Mi liberò di te e salverò Riku e Namine! Ecco, cosa c'è nel mio cuore? Va bene. Secondo round! Va bene. Va bene, siamo pronti a rimenarlo, forse. Comunque, che faccia l'infame che ha fatto alla fine della cutscene. Allora, opa, subito, vai! C'ha più punti vita di prima, raga, lo vedo, lo vedo. Gelo, sta per giocare Gelo, raga, io lo so. Eccolo! No, porca vacca, porca vacca! No, raga, comunque si vede che Defender fa il suo lavoro come carta nemico, eh? Va bene il suo lavoro. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ragazzi, scusate se sto zitta, ma... vabbè, sì. Dai, gioco un'altra carta? 18, 18! Ok, ok, intanto vedi il numero là in alto ogni tanto, quando arriva ad avere tutte le tre carte. E vabbè, oh, va, due spadate addirittura io ho tirato. Vai, vai, vado, non dammi degli imbecille, come osi darmi degli dell'imbecille. Questo qui osa darci dell'imbecille, aia. Ah, comunque la musica contro nessuno è bellissima. Ah, volevi, volevi, te devo dire che il numero è in alto, così sono sicuro. Oddio, no, l'ho visto, l'ho visto, quant'è? Sì, va bene, qua! Quando vedi che stai caricando vuol dire che ha finito le carte. Vabbè, spaccia scivolo, spacca scivolo. Aiuto! 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 Madonna, che cos'era! Posso... Era più schivabile questo attacco di questo qui, comunque. Cioè, com'è possibile? Spacca scivo, aiuto! Ma raga, ma sto attacco è schivabilissimo, è una cazzata a schivare. Sto aspettando ragazzi che giochi le carte perché altrimenti pari attacchi. No, no, non questo, ti prego, non questo, tutto ma non questo. Il ghiacciolo non me lo lanci. Imbecille. Ok, 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 no. No, raga, non lo mio adesso. Uno, due. Sì, raga, non posso tirargli Blizzard. Vabbè. No, dai. Che imbecille, veramente, stavolta. Cioè, mi sono giocata... Mi sono giocata l'Elisir tutto quanto per niente. 18. Dai, raga, che sta finendo? 24, no. Se perdo adesso, se perdo adesso me lo merito perché ho sprecato gran pozione dell'Elisir. Se perdo adesso me lo merito, veramente. Oh, le, però non perdo. Perché ho capito la tecnica. Ho capito che il fermacato è fondamentale per gli ultimi boss, perché se sono riuscito a battere la prima per due volte di fila, Vex vuol dire che riuscirò a battere con questa strategia anche gli altri. Sono salito di livello, sì! Oh, attenzione, addirittura la carta di Vex l'abbiamo trovato. Tra l'altro è passata con un'aura stranissima, delle scie nere e poi dopo da luce in mezzo. Che è la tipica tipo essenza che precede nessuno prima che compaiano. Non importa. Rimetti a posto Riku. Just
Vuoi metterlo a posto? The Riku you speak of has but one fate to sink into the darkness. Affondare dell'oscurità, sbagliato errore di battitura. If you continue to seek the girl Namine, the shackles will tighten. You'll lose your heart and end up becoming Marluxia's pawn. Marluxia? What does Namine have to do with... Madonna, che brutto colpo! Axel! Yo, Sora! Ciao! Did I catch you in a bad time? Ti ho colto in un brutto momento, letteralmente. Axel, why? I came to stop. Sono venuti per dirti di parlare troppo. Spazzandoti via dal mondo. Just nobodies who have no one to be, yet we still are. But now you can be nothing instead of just being a nobody. You're off the hook. No. No! Please don't! I don't want to... Goodbye. Addio, così. What are you? What are È morto! You? No, raga, che è morta atroce comunque. Ecco, bravo, chieditelo spesso. Madonna, ragazzi, che brutta morte. Ha fatto esplodere delle fiamme. Giustamente. Come... Ma giustamente perché Vex è dell'elemento ghiaccio. Quale arma migliore per battere se non il fuoco? Madonna, raga, che brutta morte. Mi dispiace. Ci stava... Peccato, però quello che stavo dicendo era vero, eh. Se te lo ti affidate ai tuoi ricordi nel tuo cuore diventi perderai il tuo cuore diventerai burattino di Marluxia. Quello che si sta dicendo era tutto vero. Non ho capito con quale logica abbia deciso di aiutarci dicendoci queste cose, Vex. Comunque, forse lo scopriremo più avanti nei giochi. Che cacchio ne so io. Prima dico una cosa, poi dico un'altra. I nessuno sono strani, ragazzi, perché hanno questa particolarità di essere ciò di quello che rimaneva delle, di quando erano umani, no? Questa cosa strana, quindi non capisci mai quello che potrebbero fare. Perché tecnicamente non possono provare emozioni, perché non hanno il cuore, quindi... Già ho spoilerato quello che ci diranno nel 2. Ma un po' mi dispiace, dai, cioè, dai. To test Sora's strength, didn't you? Not just Sora's, it was yours too. We weren't sure if you actually had it in your bones to take out a fellow member. Un altro? Ne ha già dovuto uccidere un altro? Well, I guess that you did. It's time to join up. Taking over the organization will be like child's play with the three of us. So that's where Sora comes in. Of course. He wants to see Namine, so why don't we just give him what he wants? Rejoice, Namine. The time is near for you to meet the hero that you've been longing for. Non sembra molto contenta. But I'm warning you. You better not do anything to betray Sora's feelings. Do you understand me, little one? I understand. All you need to do is layer Sora's memories and bring his heart closer to you. Così che loro possono poi prenderlo con facilità. Tipo, è un'esca, no? Sora. Even if you come for me. What then? Poverina. C'è Riku oscuro. You'll hurt Namine if you go further. You still want to fight? But Vexen's gone. So now you're free. It doesn't matter what happens to him. I'm protecting Namine from you. Ah, quindi un altro scontro qua con Riku. Va bene, va bene. Sora, I made a promise to Namine. I promised to keep her safe. You did?
There was a meteor shower. This one night when she and I were little. L'ho già sentita questa. Ti prego, so, dimmi che adesso comincia a puzzarti un po' questo storia. Ti prego, dimmelo. If a shooting star comes this way, I will protect you. You made a promise with a toy sword. What? How do you know about that? Eccolo lì. Because that was the promise I made to her that night. Eccolo lì. I said it. Don't lie. You weren't the one there that night. You're the one who wasn't there. That was when she gave her good luck charm to me. Or what? See? Tell me, where did you get that? Aiuto! Aiuto! Stai bene? Sora. Good try. Oh no. Huh? That must be a fake. I've got the real one right here. È uguale. Two of them? Fake should be destroyed! No, vado, raga, vado. Mazzo, ti prego, Sara, dimmi che dopo questa comincia a puzzarti la stella. Non può essere che sia tu che questo Riku vi ricordate entrambi la stessa cosa. È Namine che vi ha messo in testa questi ricordi. Dai, ferma carta, su, usa sempre questa tecnica. E su, usa sempre la tecnica del ferma carta, eh. Focaga oscura. Ah, voleva giocarla, però c'ho io le carte altissime, ad un livello altissimo, quindi aia. Vai, vado, l'ho fermato. Vai, 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 vai. Aspetta, aspetta. Curati veloce. Ok, non ho visto quanto danno faceva in totale per l'attacco, però vedo che Riku oscuro tira carte più deboli rispetto a Vexen in attacchi combo, è una mia impressione. Preparati, preparati, sì, mi preparo, tranquillo. Tanto stai per giocarti un Fukaga, ecco. Le sue carte potenti sono le zero, basta. Solo con quelle li blocca. Sì, sono... Allora, non so se indebolite le carte o potenziate, perché quando diventa blu non è che diminuisce il potere, o aumenta o diminuisce, sta a indicare che comunque il loro potere è aumentato, sì, è aumentato il loro potere. Il colore blu sta ad indicare che il potere comunque si è alterato. Cioè, la potenza è cambiata. Poi è più forte e più debole. Vai, 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 vai. Vai ancora. Sì! Ma no, raga, ho capito, ho capito. A fine gioco, ovviamente, ma ho capito. 80% di batteria, stavo guardando. Sì! Ma no, raga, ho capito, ho capito. Cos'è questa? Una mega pozione? Mega pozione? Vado, c'ho un intuito. Cosa fa la mega pozione? Vabbè, vediamo un po'. Forse ricarica gli oggetti. Ci manca quell'oggetto lì che ripristina quel tipo di oggetti. Riku. Ti è caduto in porta fortuna, Riku, mi sa. Ecco. Esatto. It's just like mine. È uguale. How did he get this? Aiuto! Aiuto! Cammi con sta luce! Abbassate! È diventata la carta dell'isola del destino! Ormai andiamo avanti così! Con le carte che ci appaiono in mano per casi fortuiti! E ecco, sono bruttissimo dell'agonia, sì, adesso arrivo. E così tu hai ricordato lo stesso ricordo?
Ecco, bravo Paperino Pay, riflettici su almeno tu, per favore. Il porto futuro di Rico si è trasformato in una carta? Cazzin di nessuno sicura. No. Infatti. Esatto. No, non fare così, Sora. Esatto. Niente. Completamente schiavo di quei codici che gli hanno ficcato in testa. Forse dovresti fare come da suggerito Vex e fidarti del cuore, non dei ricordi. Guarda che brutto carattere! Niente. So, non è bello andare avanti da soli, però. Axel è ancora qui con Namine. È vero, perché c'è la sfera con cui vedono quello che succede? Say, Namine, have you noticed Marluxia doesn't seem to be around? Ah sì? Come hai fatto a capirlo? Say. Just that there's no one here who would want to get in your way. Just make it count. Grande! Cosa ti ha preso? Hey, wait. I'm enjoying this. Sì, sì. You guys are something else. È vero, perché... Vabbè, no, questa cosa ce la spiegherò nei capitoli più avanti. Non dico niente, perché ci spiegheranno tutto negli ultimi capitoli, basta. Oh, ma sei Goku, stai calmo! Oh! Cioè, Vex ne ha veramente più tranquillo di te, se no, porca vacca! Ok, quindi... Non dico fermiamo l'episodio qui, però... Vabbè, che... Ok, raga, si stanno ribaltando le carte in continuazione. Prima, ma non si... Cioè... Non riesco a dire... Allora, Namine è ovvio che la stanno usando, ma non ho capito. Anche Axel ha intenzione di tradire loro, ma un casino. Non si capisce da quale parte stia effettivamente forse da quale parte stia Axel. O dall'organizzazione, o dalla parte di Manuscio, o dalla sua, forse la terza. Comunque, non perdiamoci troppo in chiacchiere. Andiamo all'Isola del Destino, che comunque la probabilità sarà un mondo breve. Cioè, come il Crepuscopoli prima. In cui avevamo fatto solamente uno scontro, cioè uno scontro. Vabbè, questo è nostro, questo è un ricordo di Sora sicuro. L'Isola del Destino, certo, perché come fa a non essere un suo ricordo? Non sto impazzendo, vero? So esattamente dove mi trovo. Esatto. Sì, è la nostra isola, dove noi ne giocavamo insieme. Ehi! Ah, i personaggi alternativi di Final Fantasy. Come butto, Sora? Beh, che facciamo oggi? Ciao, ragazzi! Oh, ma come sono contento di vedervi! Oh, cosa? Abbiamo del cibo in faccia?
Fammi il favore, Waka. Solo tu non ti accorgeresti di avere del cibo in faccia. Ehi, calma, questo è un colpo basso, eh. Non so, Waka, credo che Selfie abbia ragione. Oh, anche tu, Tidus? Ah sì, siete Selfie, Waka e Tidus, ecco chi siete. Hai battuto la testa? No, pensavo ad alta voce. Ci sono, stai di nuovo pensando a lei. Oh, capisco. Già, diventa uno zombie quando pensa a lei. Questo spiega perché è tanto strano con noi. Scommetto che vuoi che ce ne andiamo, così voi due potete stare da soli, eh? Credo di sì. D'accordo, d'accordo. Spareremo per un po'. Falla tua, cowboy. Cerchiamo di fare piano mentre mi spiamo. Ehi, Sora, fa sul serio. Diamogli un po' di... Ehi, Sora, fa sul serio. Diamogli un po' di privacy. Scherzavo. Ci vediamo, Sora. Che carino. Con lei. Qualcosa mi dice che si stava riferendo o a... Allora... O si stava riferendo a Namine o a Kairi. Una delle due. Secondo me è la seconda. C'ho questo presentimento che questa volta Namine voglia mettere in testa sola di nuovo Kairi. Ma prima, signori, diamo un'occhiata al mappamondo e vedo che... sono ancora due stanze vicine. Artes dell'Elo. Non ho alleati stavolta, quindi ragazzi, se non mi arriverà nessuna carta, aiuto. Diamo solo un'occhiata ai tipi di Artes che ci sono in questo mondo. Ah, ovviamente con le musiche del combattimento vi metto Night of Fate, giustamente. Che bella sta musica. Ma sbaglio o questi tornado c'hanno una barra vita in più, tipo? Guardate. Oddio, Darkball anche, sì, è vero. Ma poi mi aspetto anche gli Angel Star e gli invisibili, sull'isola del destino, perché... Da questo punto di vista, è più Kido Mats, questo mondo è il più oscuro di tutti. Perché è qui che abbiamo battuto il boss finale, vi ricordate? Dove tutto era cominciato. Ma marciando due barre in vita. Hanno due barre in vita, ragazzi, i nemici. Beh, compenso aumento un po' di livello. Prego, sospirate. Ragazzi, mi sa che quando aumenterò di livello... Cioè, se... Allora, dubito che entro oggi finirò il gioco. O forse lo finisco, non si sa, ragazzi. Comunque... andiamo avanti. Mettiamo la stanza dei funghi neri, toh. Perché sì, perché voglio mettere la stanza dei funghi neri. Perché non ho voglia di combattere troppo. Poi mettiamo nella prossima la zero sospirata. E per finire... Per finire... Teniamo l'episodio qui perché siamo a 28 minuti. E quindi il prossimo che vedrete, l'episodio lo vedrete domani, quindi vai, intanto zero sospirata. Che bella musica però che mi ha messo. Sembra un aggaggiamento col piano della musica che effettivamente c'aveva le Isole del Destino nel primo gioco. Che era più allegro il loro tema nel primo gioco. Qui c'è una porta, diamo subito un'occhiata se è la porta che ci serve o la porta del tesoro. È la porta che ci serve, guarda che culo, ragazzi. Allora, nel prossimo episodio che voi vedete domani, vediamo di completare già anche il 12° piano. Però ragazzi, mi sa proprio allora che... tempo o il prossimo episodio o il prossimo ancora finiamo il gioco, perché se i piani sono 13, come vi ho detto... E finiamo già il 12° piano, vuol dire che veramente siamo iper sgoccioli, domani non registro niente. Vabbè, comunque, perché ripeto, io non voglio iniziare la seconda volta c'è Of Memories, quando poco prima che c'è la pausa estiva, perché poi dopo io quando riparto sono stupida e non mi ricordo come sono i comandi, quindi tanto vale che in questa settimana, in questi episodi che registro in questi giorni, finisco solo la storia di Sora e poi dopo la storia di Iku, ripeto, ne iniziamo a settembre. Vabbè, a parte questo, di nuovo, che l'ho già detto anche nello scorso episodio, questo, fermiamo l'episodio qui. E adesso vediamo cosa succede.